Questo nostro mondo sembra il campo in cui tutto è possibile se vi sono forze volte ad ottenerlo. Forze che possono essere reali oppure anche spirituali, come motori per l'azione umana, il bene, il male, la vendetta. Sono forze, anche se sono forze che appartengono allo spirito. Ebbene, l'uomo non ha alcun dubbio che ciò esista. Non ha alcun dubbio che esista, e allora non si rende conto veramente che se si vede questo verso in relazione a quell'altro, che accentra ogni cosa verso un punto, fa dissolvere lo spazio, fa rientrare tutta la realtà nel suo puro essere in potenza, come la necessaria premessa relativa, che noi poi vediamo nel modo opposto, e considerano vero solo quello che vedono, sapendolo relativo, e c'è qualcosa che non va, perché negano proprio l'esistenza di qualcosa che sia assolutamente trascendente quello che noi vediamo, laddove tra trascendente e divino la differenza è molto breve, perché quello che di trascendente c'è è poi un fenomeno che annichilisce la realtà, la fa rientrare tutta in un punto in cui tutto esiste in potenza e che ha la forza onnipotente di un Dio. Ma non gli credono, e credono solo che esista questo aspetto relativo, ripeto, a quello, negando quello. C'è qualcosa a questo punto che veramente non va in questi pseudoscienziati, perché sono scienziati che hanno una capacità di contraddizione intima che è spaventosa. Da una parte c'è il principio di azione e reazione, dall'altra parte dicono che no, vediamo questo ed è vero solo questo, questa dinamica è solo quella vera, e sanno benissimo che è la dinamica dell'elettricità, sapendo benissimo che la dinamica del magnetismo è proprio uguale e contraria. Ah, ma dicono, ma noi la vediamo uguale e contraria solo nello spazio. E perché, diciamo, questo aspetto dello spazio di una nostra visione frontale dovrebbe essere diverso da quello spazio visto in profondità nel tempo, uno dopo l'altro? Forse che noi, osservando il sole, non riceviamo un'onda sola dopo l'altra, mentre invece se ci mettessimo a vedere lateralmente questa onda la vedremmo tutta quanta? Ecco, questi scienziati vedono le cose e non sono capaci di, ma in effetti non possiamo colpevolizzarli. Anche loro rientrano in un disegno di Dio che vuole sbugiardare tutti questi pseudo uomini di scienza.